fieri di fare al mondo quello che ci renderà migliori, e non saremo soli, liberi per davvero di riflettere sulle cose importanti, quelle che vanno avanti con te, con me. Hai qualcosa di importante da gridare al mondo, la bellezza di uno sguardo fermo in un secondo, lo stupore per la fine di qualcosa, cambiare ancora la storia. Hai qualcosa di giusto da spiegare al mondo, la libertà di essere fieri in questo posto, per poi ripartire oppure restare. Hai qualcosa di grande da inseguire in fondo, la libertà di un uomo che appartiene al mondo, al nostro mondo, al nostro mondo, al nostro mondo. Di essere in questo mondo. Il nostro mondo, il nostro mondo. Evviva Her, che brivido, che grinta, prego, accomodati. Violinista, peraltro diplomata al conservatorio, hai vinto questo premio non con questa Il nostro mondo, ciao, ma con tutti. Il mondo non cambia mai, la 23esima edizione del premio Amnesty International nella sezione emergenti. Per la sezione big ha vinto Nicola Fabi. Sì. Hai un percorso personale molto importante, però prima parlami dell'impegno per Amnesty International, perché poi peraltro tu hai suonato anche per Patrick Zaki, che come sappiamo è questo ragazzo egiziano prigioniero delle carceri egiziane che studiava a Bologna in Italia e che non riusciamo a far liberare, ecco. Certo, proprio il 2 agosto, quando vinsi Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, dedicai la mia vittoria a Patrick Zaki, convinta che in qualche modo la situazione cambiasse. E invece... questa cosa tutt'oggi non è cambiata, domani forse c'è una data importante riguardo proprio questa questione e noi tutti siamo in ansia. Ma la più grande sconfitta è che secondo me Patrick è anche il simbolo di tante altre persone che vivono in prigione semplicemente per aver respirato la libertà. È una sconfitta non solo per la libertà, ma anche per la globalizzazione della cultura, perché Patrick Zaki, ovviamente, venendo all'Università di Bologna, ha respirato il tema dei diritti e delle libertà in generale, e tornando al Cairo ne ha pagato le conseguenze. Perciò è una sconfitta anche sulla globalizzazione della cultura. È una sconfitta per noi che uno studente vada all'estero e venga poi arrestato nel paese di origine. Per te quando è stato il primo momento in cui hai respirato la libertà? Perché vi faccio un po' di cenni biografici. Ermapia nasce a San Giovanni Rotondo, Foggia, il 5 maggio. Cresciuta a Manfredonia, se no mi ammazzano. Ciao a tutti. Ciao Manfredonia. Quindi parliamo di Puglia, bellissima sì. terra. Nasci come Ermanno. Sì. E ti definisci a tutt'oggi... sei una donna a tutti gli effetti, perché sono ha cambiato sesso, però ti definisci transessuale. Perché? Mi definisco un artista transgender in particolare, perché il termine transgender ingloba un po' il pluralismo delle identità. È qualcosa di politicamente corretto, di europeista, diciamo così. Che c'è tra l'europeismo? No, perché proprio parte proprio dalla Germania, la piccola soluzione, e non necessariamente con il cambio di sesso anatomico, puoi avere il passaporto per cambiare sesso. Questa cosa io l'ho fatta nel lontano 2005 e malgrado ciò, politicamente, proprio per rappresentare anche la comunità LGBT, io mi definisco a tutt'oggi un artista transgender, sebbene anatomicamente sia una donna da ormai 15 anni. Ecco, quindi immagino che sia arrivato un momento in cui la libertà ti ha dato la forza di essere te stessa, giusto? Assolutamente, la libertà e il coraggio, ovviamente, che sembra quando ormai una cosa retorica. No, io vorrei ricordare comunque che il lavoro che si fa dentro se stessi per poter poi raccontare con tanta serenità serafica una situazione così delicata è comunque un grande processo. E poi farne uno strumento politico e artistico diventa un altro step, sebbene io non mi identifichi assolutamente nel dolore.
Ne ho passate, ma diciamo che sono stata anche abbastanza romantica, come dire, come figura. Non mi sono mai annoiata, ecco. Ho conquistato, ho desiderato qualcosa. Il problema è poi, una volta che si desidera, si raggiunge qualcosa, uno scopo, si dimentica di essere forse qualcos'altro, di essere persone. Per questo io umilmente mi rimetto in discussione come persona impegnata politicamente. E che cosa è che non hai mai dimenticato della tua vita e che vuoi raccontare anche come esperienza personale per condividerla con chi magari in questo momento sta vivendo anche un percorso simile al tuo? Beh, sicuramente non ho dimenticato le offese nell'adolescenza, ma a volte esistono anche dei muri di gomma, parlo del mainstream, parlo dell'industria magari anche musicale in generale, che a volte mi ha chiuso le porte in faccia, perché ero una persona all'epoca, soprattutto quando ero ancora un ragazzo, poco definibile, gender fluid, ecco, diciamo così. Perciò l'unica cosa che posso dire, ritornando alla tua domanda, è, sembra retorico, ma riuscire veramente a identificarsi in quello che si vuole, per poi avere poi l'apertura verso gli altri. Ma quello poi serve a tutti, no? Soltanto se siamo autentici siamo capaci poi di condividere e di accogliere l'altro. La tua famiglia ti è stata vicina, tua mamma, tuo papà, com'è stato? È stato difficile all'inizio? Beh, ovviamente avevo 11 anni quando feci outing da transessuale, nel senso, io una bella mattina mi sveglio, anzi mi chiama mia mamma, perché io andavo a scuola al conservatorio di Foggia, a 37 km da casa. Sono a studiare violino? Certo. Io vidi un articolo su Oggi di una modella, fece scandalo col suo passato, insomma, di ragazzo, e dissi, cavolo, che figata, pure io. Cioè, con un'innocenza incredibile. E ovviamente questa cosa deflagrò in casa, negli equilibri familiari, benché abbia avuto comunque l'assistenza psicologica tramite appunto dei professionisti. E mio padre, benché carabiniere in tutto questo, ebbe l'apertura mentale, l'umiltà forse, ecco, l'amore, io direi, di aiutarmi, come del resto mia mamma, mia sorella, insomma, con tutte le difficoltà, perché ovviamente mia sorella diceva, ma cavolo, io finora ho lottato come figlia femmina, maggiorenne, più grande di lui, e adesso viene questa fresca fresca, perciò adesso gliele faccio passare io. Diciamo che sono entrata in punta di piedi nel mondo femminile. E quindi tuo papà che ti disse? Mio padre, certo, all'inizio fu uno shock. Lui diceva, ma addirittura vuoi cambiare sesso? Cioè, addirittura vuoi essere un'altra cosa? Non ti basterebbe essere, ad esempio, gay? E io dissi, no, guarda, io non mi sento gay, è proprio un problema che ho col mio corpo. E che, in effetti, poi con l'adolescenza divenne come una vera e propria malattia. E quando è che hai capito che tuo padre ti aveva accettato? E cos'è stato quando per te? Quando una volta io andai, all'epoca, ti parlo di ormai 10 anni fa... insomma, in una festa comandata con il mio ex compagno, e ci baciammo, e mia mamma mi fece, non lo fare, perché tuo padre non vuole, si arrabbia. Cioè, ho capito che queste sono le classiche dinamiche padre-figlia. E invece, quando è che invece hai capito che ti accettava papà, che ti ha capito? Ma stranamente è stata una lotta fino all'ultimo respiro, ecco, usiamo questo termine. Fino a che poi finalmente, dopo Sanremo Giovani nel 2001, quando capii che la mia vita privata era un disastro, la mia carriera artistica era un problema, proprio per questa figura che non è questa, era qualcosa di un po' più, diciamo, difficile da definire, ecco, capii che non c'era futuro per me come persona e non potevo essere una persona completa e un artista completa se non mi fossi completata in questo senso. Fu allora che mio padre, dopo, diciamo, dei grandi conflitti tra noi, si arrese, lasciò le armi e... E tu gli sei stata grata per questo? Io, guarda, posso dirti una cosa? Sì. Io dopo solo molto tempo ho pensato, ma poverino, ma poverini, tutte le persone che mi sono state vicino, in fondo questo è un fiume in piena che non risparmia nessuno, si ha così voglia di autoaffermarsi che si va avanti come un treno. Quindi hai compreso anche le loro resistenze? Col tempo sì, ho compreso le loro resistenze, insomma sono state persone fantastiche, sono stata fortunata. Però, niente. Però è stata dura, ma ora sei qui, viva la vita. Grazie, Her, peraltro qui c'è la figlia di un grande carabiniere. Per lo cui... so, anch'io sono figlia dell'arma, appunto, come lo noi, io lo so, e quindi... mio padre ti stima tantissimo. Grazie, però una grande prova d'amore da parte di tuo papà. Grandissima, davvero. Nel cuore. E la frase che hai detto, non mi identifico con il dolore, la dicono lunga sulla persona positiva che sei. Davvero, grazie, un saluto ultimo.